Orecost 2018, ci troviamo al micro stand, perché ormai sono tutti micro stand che mostrano quello che viene distribuito attraverso la Lamberti Food e la De Luca Attrezzature. Siamo allo stand appunto di Arca, un'azienda campana che realizza prodotti da forno a temperatura controllata o a meno 18. L'ho detta nel modo giusto? Sì, sono... Salve a tutti, sono Francesco Maurelli, responsabile marketing dell'azienda Arca. Noi siamo rappresento un'azienda che è situata a Sarno, provincia di Salerno. Ci occupiamo della produzione e la distribuzione di prodotti dolci e salati surgelati. La nostra tipologia di prodotto va a coprire, diciamo, tutte le 24 ore della giornata, iniziando dalla prima colazione con una vasta gamma di prodotti che possono essere il croissant come la viennoiserie, che quindi va a soddisfare le esigenze del consumatore nelle prime ore della giornata. Dopodiché possiamo soddisfare in vari canali e settori, sia Horeca che bar, attraverso una vasta gamma di prodotti salati, tra cui i nostri prodotti di punta e di forza, crosticini e pizzette, che diciamo vanno a fare da rompidigiuno nonché da aperitivo, accompagnato sempre da un buon cocktail, come giusto che sia. E dopodiché diciamo che ci abbiamo un nostro fiore all'occhiello, che è la specialità napoletana delle sfogliatelle ricce e frolle, che è da accompagnare a un buon pranzo o a una cena, come un classico dessert della tradizione napoletana. Quindi diciamo che possiamo, con la nostra gamma di prodotti, accogliere le richieste e le esigenze di, diciamo, il consumatore nell'arco di tutta la giornata. Il vostro cliente, quello tipo, diciamo, oltre ad essere l'ingrosso, il cash and carry o chi si occupa di distribuzione del segmento Horeca, è fondamentalmente il ristoratore, il proprietario di bar e di quali altre attività? Diciamo che noi da qualche anno a questa parte, oltre al canale Horeca, quindi ristoranti, hotel e catering, che serviamo oramai da anni, sia in Campania ma anche nel resto d'Italia attraverso appunto dei distributori locali, e non solo il territorio nazionale, bensì anche un panorama internazionale, con dei distributori localizzati in Giappone anche, e quindi anche il canale retail, che da qualche anno a questa parte stiamo cercando di sviluppare attraverso un confezionamento ad hoc proprio per la massaia che va a fare la spesa. Quindi siete presenti anche nel segmento retail GDO con dei packaging, immagino, dedicati. Sì, sicuramente un packaging diverso da quello del settore Horeca, che è uno scatolo di prodotto sfuso con quantitativi comunque abbastanza impegnativi, che comunque soddisfano il consumo di un bar o di un ristorante, che non sono comunque eguagliabili a quelli di una massaia che cerca un prodotto al massimo una confezione al massimo di sei prodotti o quattro prodotti all'interno. Ecco, tu prima hai praticamente preso la parola, ancora non ero riuscito a presentarti. Tu ti occupi dell'area marketing e dello sviluppo di fatto di nuovi prodotti, coadiui con il commerciale, la politica e le strategie da andare ad adottare per i nuovi clienti e le nuove aree di interesse.
per chi desidera entrare in contatto con voi, tutti coloro che sono all'altra parte e magari vogliono provare il vostro prodotto, vogliono provare a dialogare con voi e senza alcun impegno. Qual è la casella di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto diretto con voi? Sì, la nostra email diretta è commerciale@chiocciolarchsrl.com, alla quale potete avere tutte le info e le delucidazioni riguardanti la nostra azienda, i nostri prodotti e tutto quello che facciamo e che possiamo offrire. Oggi voi siete presenti qui in supporto a quello che è il vostro partner commerciale di area, Lamberti Food. Siete però presenti anche in molte altre realtà, non solo qui in Italia ma anche all'estero. Come funziona in pochi secondi la logistica per i prodotti surgelati? Sì, questo è un tassello molto importante per la nostra produzione, perché diciamo che il surgelato, il meno 20, è un prodotto complicato da trasportare e ci sono delle società che fanno proprio questo, e diciamo che noi ci affidiamo a trasportatori nazionali fino a magari a delle città dove poi vengono fatte le spedizioni internazionali con spedizionieri e società di trasporto che appunto lavorano a livello internazionale. Questo sempre per mantenere integra la catena del freddo. Esattamente, è una cosa fondamentale per il nostro prodotto, quella di mantenere la temperatura controllata che va dai meno 12 ai meno 18 gradi. Francesco, grazie. Saluta pure gli amici di Oreca TV che hanno visto anche nel tuo caso l'esordio televisivo. Grazie mille a tutti voi. E io nel frattempo continuo qui al Orecost 28 febbraio 2018, quinta edizione che si svolge a Sorrento al Europa Palace Hotel. Non andate via perché abbiamo ancora altro da mostrarvi.